Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questi magnifici manici. Sono dei manici molto resistenti, vedete, che slabbrano veramente pochissimo, anche grazie ovviamente a questo filato. Con questo filato io ho realizzato anche la borsa Rope. È un cotone, vedete, esternamente e ha il corpo interno sintetico. È un filato veramente molto bello che voi potete sostituire, quindi un ottimo sostituto della fettuccia. Si può lavorare con uncinetto 8-9 come ci consiglia l'etichetta parlante, ma ovviamente poi in base alla vostra manualità decidete se aumentare l'uncinetto, quindi potete anche aumentarlo. Per una lavorazione, vedete, così consistente, io ho usato l'uncinetto numero 8. Possiamo ovviamente poi realizzare il manico in tutte le lunghezze che desideriamo, quindi possiamo fare la coppia di manici, una tracolla, quindi un manico più lungo e così via. Ora, detto questo, andiamo a realizzare insieme il manico. Iniziamo con l'uncinetto numero 8. Se volete cucire il manico alla borsa, ovviamente lasciate un po' di codina abbondante. Iniziamo con il nodino in questa maniera qui e poi lavoriamo 1 e 2 catenelle. Entriamo subito, vedete, nella catenella dopo e lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso, vedete, ci troviamo così, giriamo il lavoro così in questa maniera e qui, come potete vedere, abbiamo un anellino. Entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo, guardate, giro il lavoro e adesso ho due anellini, quindi entro attraverso questi due anellini, carico il filo, ho due fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Di nuovo, guardate, giro il mio lavoro, qui ho di nuovo due anellini. Entro attraverso i due anellini, quindi entrambe, carico il filo, scarico, vedete, i due fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Ora giro di nuovo, guardate, così entro attraverso i due anellini. Carico il filo, scarico i due anellini, due fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E di nuovo andiamo a proseguire in questa maniera per l'altezza che desideriamo. Quando arriviamo, vedete, alla fine del manico, semplicemente tiriamo il filo in questa maniera qui. Adesso, in base a come vogliamo agganciare ovviamente il nostro manico, decidiamo se agganciare un anello oppure andare a cucire. Se dobbiamo cucire, lasciamo ovviamente una codina più abbondante, altrimenti andiamo ad agganciare, quindi nascondiamo questo filo ovviamente all'interno del lavoro e agganciamo un anellino che prenda sia questi due anelli che questi altri due. Quindi prendiamo un anello apribile, ovviamente faremo passare così, e questo filo qua, vedete, lo facciamo passare attraverso, perché poi in base alla lavorazione nascondiamo meno il filo. Lo facciamo passare così e ovviamente l'anello dovrà passare, vedete, anche attraverso questi altri anellini in questa maniera. E questo lo andiamo a nascondere chiaramente all'interno del nostro lavoro, quindi fatelo passare all'interno del lavoro e se usate del cordino che si può saldare con accendino, lo saldate con accendino oppure date anche dei punti di cucitura per bloccarlo.
A questo punto vedete il nostro manico è pronto. Ovviamente in base alle necessità ne dobbiamo realizzare due oppure uno più lungo. Io spero come sempre che il tutorial vi sia piaciuto. Se volete abbinare questo manico alla borsa rope potete tranquillamente farlo, ma potete abbinarlo veramente a qualsiasi lavorazione di borsa. Io vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.